La situazione è drammatica. Ieri è arrivata l'ennesima doccia fredda e purtroppo in qualche modo lo temevamo. Covisian e ITA non sono riusciti a trovare, a quanto pare, da quello che dichiarano, un accordo commerciale e come al solito in questo paese chi paga le spese sono sempre i lavoratori. Lavoratori che hanno già pagato tanto il 21 ottobre quando è stato sottoscritto un passaggio di clausola sociale al Ministero dello Sviluppo Economico. ITA probabilmente pensa di essere al di sopra delle leggi, ma in questo paese a me hanno insegnato che c'è una democrazia e in democrazia nessuno può stare al di sopra delle leggi. Noi siamo qui per protestare, siamo qui per rivendicare subito e immediatamente un tavolo al Ministero del Lavoro che riporti ITA, Covisian e tutti gli attori interessati, governo compreso, da questa vicenda alle loro responsabilità. Pur di mantenere il posto di lavoro siamo riusciti a infilare una clausola sociale in un accordo dove non era neanche prevista e salvaguardare tutto il perimetro occupazionale. E non è possibile che dopo 6 mesi i 217 lavoratori passati in Covisian hanno ricevuto la lettera di licenziamento l'altro giorno e altri 300 lavoratori su Almaviva sono a cassa integrazione a 0 ore, non sapendo Almaviva che decisione prenderà. Noi chiediamo innanzitutto che venga fatto trasparenza, chiediamo appunto che il tavolo ministeriale si faccia appunto garante di quell'accordo che è stato sottoscritto e che appunto diventi parte in causa di questo accordo raggiunto con sacrifici, quindi che ci dia delle spiegazioni, delle motivazioni, che metta in accordo appunto sia l'azienda committente che l'azienda appaltatrice.